dimentica lo stress e lasciati catturare da un'esperienza irripetibile. Il trattamento Shirodhara renderà i tuoi capelli forti e luminosi, grazie a un filo di olio tiepido dolce e costante, accompagnato da un lento e rilassante massaggio. Da noi trovi solo prodotti di origine biologica, ricavati da piante e fiori. Niente siliconi, petrolio e derivati o coloranti artificiali. Extro ti aspetta a Casteggio, in Viale Giulietti 23. Si è svolto sabato scorso presso il Wine Point della Versa di Montescano la serata finale del concorso indetto dal periodico News per eleggere la miglior proloco e associazione di promozione dell'Oltrepò. Presenti tra gli altri il presidente della provincia di Pavia Daniele Bosone e l'assessore allo sviluppo economico e turismo Emanuela Marchiafava. L'esito del concorso è stato incerto fino all'ultimo, durante tutto il corso della serata è stato possibile votare in diretta sul sito internet del periodico. Voti che si sono aggiunti a circa 600.000 arrivati nel corso delle settimane precedenti al rush finale. Ricordiamo, stasera daremo il premio per miglior proloco e associazione dell'Oltrepò. Un premio molto importante, è la prima volta che lo consegniamo. Sono arrivati oltre 500.000 voti, sono, ripeto, 67 tutte le varie associazioni, ma ne premieremo solamente tre. Terza posizione. Ci avviciniamo. Adesso stiamo per assegnare il terzo premio. La terza posizione va a... Circolo Amici di Bulgaria, ragazzi del Porto di Rocca Cusella. Vi chiamo sul palco per la consegna del premio. Forza, non fate i timidi, avete vinto la terza posizione. Bravissimi. Ringraziare ovviamente tutti quelli che ci hanno votato, è incredibile per noi, magari qualcuno di voi non conosce neanche Chiusani, è una frazione, non siamo neanche un comune, siamo una frazione, eppure dopo quasi 40 anni di Saga delle Castagne e nel nostro piccolo, parlo per me e lui, ragazzi, 5 anni di Festa della Birra e iniziamo da farci amare evidentemente perché siamo arrivati terzi, grazie ancora, grazie. Io rappresento Chiusani, Circolo Amici di Chiusani, ragazzi del Portico, siamo felicissimi, contentissimi, assolutamente incredibili di questo risultato, grazie a tutti per tutti i voti arrivati, grazie mille, vi aspettiamo a luglio a Chiusani Birrock e a ottobre alla Sagra delle Castagne, cercheremo di ripagare tutti i voti che ci avete dato, grazie a tutti, veramente. Aspettavate un risultato così? Sinceramente no, abbiamo visto che gli ultimi giorni eravamo messi bene. Poi ci abbiamo creduto, però all'inizio era del tutto impensabile. Ripeto, Chiusani è una frazione che tutto l'anno ha circa 10-15 abitanti, quindi parliamo veramente di 3-4 famiglie, quindi per noi è un risultato storico, veramente. Grazie infinite, grazie a tutti. Adesso chiamerei sul palco entrambe la prima e la seconda posizione senza dirvi quali sono. E poi lo scopriremo. Proloco Poltalbera e Associazione a tutta Varzi. Ma voi siete? Di qua a Provarzi. Il secondo premio ha un valore di 1.100 euro in prodotti suddivisi in 150 euro in salumi offerti da Cascina Pozzarello, 100 euro in frutta e verdura di stagione offerte dall'azienda agricola La Coccinella, 150 euro valore in birra offerto da birrificio Oltrepò, 300 euro in vino offerto dalla Versa Spa, 400 euro valore di uno spazio pubblicitario mezza pagina offerto dal periodico News. Questo è il secondo premio. Il primo premio 3.450 euro in prodotti suddivisi in 200 euro in salumi offerti da Cascina Mozzarello, 250 euro in frutta e verdura di stagione offerte dall'azienda agricola La Coccinella, 250 euro in comodato di una spillatrice più un busto di birra artigianale da 24 litri per un evento di un giorno offerto dal birrificio Oltrepò, 500 euro valore della friggitrice professionale offerta da Milano Attrezzature Alberghiere,
550 euro in vino offerto dalla Versa, 700 euro di uno spazio pubblicitario in posizione in ultima di copertina offerto dal periodico News, come vi vedete, 1000 euro valore dello spettacolo musicale offerto, non c'è scritto più, però insomma l'intrattenimento che c'è stato questa serata, è venuto Sandro prima a presentarlo. Grazie a tutti voi che avete partecipato insieme a noi.